Allora, intanto io direi la prendiamo con calma, perché Francesca si stava giustamente godendo un tè del pomeriggio. No, ci sono, scusate, ho messo anche le cuffie. No, vabbè, insomma, ti diamo ufficialmente il benvenuto, anche se te l'abbiamo già dato fuori diretta, ma noi siamo pronti ad accoglierti, a farti un sacco di domande e a farci raccontare un po' di questo tuo nuovo progetto discografico. Lo faremo tra pochissimo, ci sono anche ascoltatori che hanno già scritto al nostro 348-255-9999, quindi se volete approfittare, insomma, visto che oggi Francesca Michelin è venuta a trovarci, fatelo e mandateci i vostri messaggi. Intanto sentiamo questa canzone dal suo ultimo album, che è Io non abito al mare, e fra poco faremo due belle chiacchiere con Francesca Michelin, oggi con noi qui a Radio Bruno. Io non abito al mare, se l'avessi scritta io questa canzone avrei aggiunto il sottotitolo Io non abito al mare, ma mi piacerebbe un sacco. Invece l'ha scritta Francesca Michelin, che oggi è qui con noi. Ti piacerebbe, sarebbe bello anche per te abitare al mare? No, no? Mi piace il fatto di abitare un po' distante dal mare, eh? Appunto per immaginarlo e per proprio fare l'azione di andare, di al, andare mare. Al mare. Poi mi fa bene, bene al cuore, sì. Grazie intanto per essere con noi con un album tutto nuovo che è uscito il 12 di gennaio 2640. Poi dopo spieghiamo anche il perché, anche se oramai penso che lo sappiano anche i muri il perché, nel senso che l'abbiamo detto, ce lo hai svelato. Io non abito al mare è il secondo singolo che è tratto da questo album. Possiamo definire una canzone che parla un po' anche delle difficoltà del comunicare, il fatto insomma della differenza fra il sentire e l'ascoltare, che non sono la stessa cosa. Esatto, e tra il sentire e il percepire. E tra il sentire e il percepire. Ce ne parli un po' di più di questo concetto, perché mi piace molto. Sì, grazie. Beh, allora, Io non abito al mare è una canzone che parla di comunicazione, di ascolto, che è uno, sono tra i temi del disco, e appunto abbiamo girato volutamente questo video al Cretto di Burri, vicino a Trapani, in Sicilia, perché c'è questi lastre di marmo, no, di marmo, di cemento bianco, che creano una sorta di labirinto in cui c'è proprio la difficoltà di mettersi in contatto, di trovarsi, e l'incapacità di comunicare emerge proprio in questo video, e il fatto che c'è questa voglia di dirsi delle cose importanti in situazioni complesse in cui c'è sempre un ostacolo, un disturbo, un'interferenza che non permette la comunicazione. E poi è un po' il gioco del mare, della montagna, del vulcano che torna, che sono questi tre triangoli di 2640, perché abbiamo giocato con Calcutta sul fatto che dove adesso c'è la montagna, una volta c'era il mare e viceversa, e quindi il mare ha lasciato alla montagna un grande silenzio, e mentre se tu vai al mare c'è una grandissima confusione di pesci, di cose, e quindi questa cosa del rumore, dell'ascolto, del suono, sono tutti questi concetti che continuano a tornare, a me affascinano molto. No, a proposito di comunicazione, i social dovrebbero essere uno dei principali strumenti di comunicazione. Secondo te, essere sempre connessi ci unisce o un pochino ci divide? Beh, crea una comunicazione più fitta da un certo punto di vista, però al contempo distanzia su tutto quello che è il rapporto più, diciamo, diretto, secondo me, e anche il concetto di ritrovarsi, il concetto di comunità, il concetto di... Sì, manca quell'aspetto proprio fisico. Infatti io ne parlo tanto nel disco, cioè a partire dall'abbraccio di Non abito al mare stesso, ma il concetto anche dell'analogico, del noleggiare un film, il fatto di stare la domenica a vedersi la Formula 1, tutte queste cose di ritrovo che a me mancano, ho voluto raccontarle. 2640, allora, lo dicevamo, lo sanno anche i muri, ma lo ripetiamo, è l'altitudine di Bogotà, capitale della Colombia. Sì. Dove tu circa un annetto fa avevi quasi pensato di andare, di scappare. Sì, esatto. Intanto perché scappare e perché proprio in Colombia, a Bogotà? Cosa che ti spingeva da quelle parti? Allora, Bogotà è una città molto particolare, molto complessa, e lì c'è un progetto in cui si attende per 9 mesi insieme a delle persone il visto per gli Stati Uniti, e quindi c'è proprio questa attività di incontro in cui si vive proprio con queste persone questa attesa, e a me affascinava molto come esperienza. Però tutti i viaggi credo devono essere fatti non solo con il cuore ma anche con la testa, e spesso non ce lo diciamo, ma vogliamo fare certe esperienze, certi viaggi per scappare da certi problemi o da delle cose che dobbiamo affrontare qui. Quindi ho cercato di liberarmi di tante cose, di affrontare tante cose scrivendo questo disco, e quindi quando ho finito questo disco, era in realtà a dicembre, fine novembre, ho detto cavolo, voglio ricordarmi da dove io tra virgolette sono partita,
ovvero da quella voglia di evadere. In realtà questa voglia di evadere è rimasta in maniera positiva nel concetto dell'immaginazione, nel concetto dell'altitudine e anche per quello 2640. Oh, tante metafore nel tuo disco. Una delusione d'amore, ad esempio, può essere raccontata anche attraverso un'altra delusione, la retrocessione del Vicenza in Serie B, una tragedia per te, sì, per la tua famiglia. Sì, poi la retrocessione in Lega Pro è adesso il fallimento definitivo e lasciamo perdere, sono dei giorni di grande dolore. Sì, perché è una cosa incredibile, a volte non ce ne rendiamo conto, ma il sentimento calcistico, comunque sportivo in generale, è veramente molto simile al sentimento amoroso di una vita, di coppia, di cose del genere. Me ne sono resa conto un sacco. Il fatto di non sentirsi pronti, di sentirsi retrocessi, di non sentirsi allenati, è stato un parallelismo appunto con una relazione sentimentale. Sentiamo un'altra canzone da questo album, sentiamo Bolivia, Francesca Michelin. Vulcano, Francesca Michelin, e il vulcano l'abbiamo qui in studio, la nostra Francesca che è venuta a trovarci, la nostra Franceschina, cucciola carina, tu ti sei un po' stancata di questa etichetta che ti hanno attaccato, perché anche tu ti arrabbi. Qual è stata l'ultima volta che ti sei arrabbiata? Tipo 10 minuti fa. Ma chi ti ha fatto arrabbiare? Fresca, adesso vogliamo fresca, saperlo, eh? Esatto. No, ma io mi arrabbio spesso, ma credo che ovviamente mantenendo sempre l'educazione e il rispetto, se non ti incazzi un po' a 20 anni, sarebbe un po' strano, eh. Cioè, ovviamente è bello avere le proprie idee, è bello farle rispettare, insomma, quindi io quando c'è qualcosa che non mi convince lo dico sempre, quindi sì. Francesca, cucciola, carina, dolce, però, ma quando s'arrabbia, sono dolori. Senti, hai avuto questa bella esperienza con Jovanotti, che so che ti ha emozionato tanto. Mamma Giova mia. Pop Shop, avevi addirittura scritto sui social, lo rileggo, stasera suono qualcosa al Giova Pop Shop, probabilmente l'ultima volta che mi vedete perché poi avrò un infarto, aveva scritto così. Sì, no, ma perché, cioè, io faccio anche fatica a spiegarlo, ma Jovanotti è stato parte di me da sempre, perché poi tra l'altro il mio primo ricordo, perché sai che quando di solito la memoria dicono che inizia verso i 3-4 anni, il mio primo ricordo è Per te di Jovanotti, cioè per me è sempre stata la colonna sonora della mia vita, quindi quando mi ha detto vieni a suonare qualcosa, cioè io non riuscivo neanche ad alzarmi dal letto, ho dovuto chiamare mia madre perché mi venisse a fare lei la pasta a Milano e non riuscivo a fare nulla da quanto ero emozionata, non so neanche come dopo sono riuscita a gestire un po' la situazione perché ero veramente super emozionata ed è stato un regalo incredibile, proprio un regalo di compleanno in anticipo di 2 mesi, veramente. A proposito di regali, vorremmo dire una cosa ai nostri ascoltatori, siccome Francesca, ne parliamo fra poco, sta per partire anche con un bel tour che farà diverse tappe anche nelle nostre zone, una di queste è quella all'Estragon di Bologna il 25 di marzo, abbiamo deciso, grazie a Francesca che è qui con noi, di regalare a 4 di voi un biglietto a testa per questa data. Quindi da qui fino alla fine dell'intervista, quindi avete pochi minuti, mandate un bel messaggio al 348-255-9999, scrivete semplicemente un saluto a Francesca Michelin e il vostro nome e alla fine appunto estrarremo 4 ascoltatori. E oggi si regala. E a proposito di regali, tu stai regalando alberi, perché c'è questo progetto che si chiama Tridom e ogni 2000 stream della canzone viene piantato un albero in Kenya in una particolare foresta, la foresta 2640. Sì, questa è un'iniziativa bellissima con Tridom, sono felice perché oltre al fatto che si dà veramente ossigeno, un po' di ossigeno in più al pianeta con la musica, è bello anche perché a piantare questi alberi sono proprio dei contadini locali, quindi c'è proprio un coinvolgimento totale in tutto questo e si può dire che è un disco così ecosostenibile, anche ecosolidale, io ne sono felicissima. Sì. Siamo andati a curiosare un po' sulla pagina Facebook di Francesca e anche sulla playlist di Spotify di Francesca che si chiama Palestra Motivation. Sì. Dove abbiamo trovato anche questa canzone che tu hai messo perché ti serve per rimetterti in forma, insomma, dopo qualche bagordo durante le festività. Sì, ma anche per se vuoi saltare sul letto, fare lotta dei cuscini oppure devi sfogarti perché qualcuno appunto ti ha fatto arrabbiare, è la playlist giusta. Dai, annunciala tu.
Allora, Give Me Some Lovin' dei Blues Brothers. Give Me Some Lovin' dei Blues Brothers su Radio Bruno con Francesca Michelin. Ultime battute, ricordiamo al volo alcune date dei concerti. Intanto il 16 marzo c'è la data zero in quel di Parma, poi la partenza ufficiale da Milano al Fabrichi il 17 marzo. E fra le date, insomma, nelle nostre zone volevamo ricordarvi il 24 marzo a Brescia, il 25 marzo a Bologna all'Estragon, come abbiamo detto poco fa, e poi a Firenze il 15 di aprile. E intanto sei anche in giro con l'In-Store Tour. Oggi alle 18 alle Feltrinelli di Bologna in piazza Ravegnana e poi il 1 febbraio a Bassano del Grappa a casa. Sì, tra l'altro, incredibile. Sono di un felice perché così porto anche un po' di cose da stirare, tipo mia mamma. Uniamo l'utile al dilettevole. Allora, sì, ma come si chiama la tua mamma? Vanna. Vanna, preparati perché c'è un bel carico di roba, sì, secondo prepara me. L'asse da stiro, sì. Abbiamo tempo, guarda, per chiederti di Alonso, perché c'è una canzone che è dedicata a lui. Tu sei una grande appassionata di Formula 1, di questo pilota in modo particolare, e c'è una canzone anche dedicata a lui e lui ha risposto a questa canzone. Ti ha mandato un tweet, ci raccontavi. Sì, mi ha scritto anche in privato, è stato molto carino, anche perché avevo un po' d'ansia, perché quando ho scritto questo pezzo l'ho scritto con un grande trasporto e un motivo, perché è sia una canzone un po' d'amore, di stima nei suoi confronti, ma anche una canzone dedicata a tutte le persone che un po' corrono tanto e si dimenticano di allacciarsi le scarpe, di ricordare chi ha insegnato loro ad allacciarsi le scarpe. Quindi è un po' questo il messaggio del pezzo, però è un pezzo molto intenso, non era detto che magari lui lo prendesse bene, invece l'ha preso benissimo e ne sono molto felice. L'hai anche un pochino rimproverato nel pezzo, dicendo che ha dato la colpa alla macchina. Ma è un po' come vedersi in lui in certe cose, nel senso che lui è una persona con un carattere molto sanguigno, passionale, e questa cosa è molto bella, però, perché a differenza di magari altri piloti nordici che sono molto più, diciamo, lasciano trasparire meno le emozioni, lui è sempre molto vero e questa cosa mi piace molto, ed è un po' anche una cosa che rivedo in me per certe cose. Confermiamo. 2640, grazie. Questo è l'album di Francesca Michelin, grazie per essere stata grazie con noi. Voi. Ricordiamo che se volete incontrarla, allora fra un paio d'ore, sì, alla Feltrinelli a Bologna in piazza Ravegnana, continua il suo In-Store Tour. Grazie Francesca. Grazie a voi, ciao. Ciao.